La Transnistria, un paese che vorrei sapere quanti di voi lo conoscevano prima di ieri sera, o forse magari non lo conoscono neanche adesso, se ieri sera non hanno visto l'report. Io sapevo che esisteva e più o meno sapevo anche dov'era, perché mi era venuta la curiosità sentendolo nominare, leggendo l'IMES. E quindi mi ero andato a vedere, insomma, che razza di roba era questa Transnistria, dove poteva essere. Però non ne sapevo la storia, cioè non sapevo che esisteva ancora un paese come questo, insomma, dove il regime comunista è ancora, dove si chiedono 3 passaporti per entrare, dove c'è una moneta locale, dove c'è la polizia che ti controlla, dove non possono entrare i giornalisti. Al centro dell'Europa, al confine tra la Moldavia e la Russia. A volte mi chiedo quanti anche sappiamo dov'è la Moldavia. Proviamo a chiedersi magari qual è la capitale della Moldavia o la capitale della Bielorussia. Quante cose non sappiamo di una realtà che è a 2 passi da casa nostra. Pensavo che se ci arrivassimo a piedi forse conosceremmo molto meglio. Comunque la Transnistria sono andato a guardarmi perché non sapevo né qual era la capitale, né quanti erano i suoi abitanti. Sono 550.000, insomma, gli abitanti della Transnistria sono come quelli di una nostra città di medie dimensioni, non so, forse Firenze, più o meno. Però noi non lo sappiamo, ma i nostri capitalisti l'hanno subito scovata, perché andare a produrre là, ci mostrava il report ieri sera, diventa più economico, sempre più economico, anche più economico della Moldavia. La metà, si paga un operaio poco più di 130 euro al mese, pare. Un decimo di quello che si paga qui. E questo è interessante perché non è che andiamo a scoprire le bellezze o che andiamo a criticare quello che succede. Che ci interessa la democrazia di quel posto, quando, o in quel posto, quando il problema è tutt'altro, ed è pagare sempre meno il lavoro. Non si può svalutare la moneta, si svaluta il costo del lavoro. Il lavoro non deve costare niente. Per non costare niente deve essere deregolamentato, deve poter andare dove costa meno, quindi non avere vincoli, non avere regole, non avere contratti sostanzialmente. No, d'altronde ben dice il nostro amico Brambilla, no? Che essendoci tanti disoccupati, bisognerebbe poter, lui, quando ha bisogno di lavoro per intraprendere, andrebbe bene a prendersi il disoccupato. Piuttosto che stia a casa e non fa niente, lui gli dà un lavoro, lo paga quanto vuole e poi lo manda via quando vuole, insomma, lo prende quando lo riceve. Tanto è comunque lavoro in più, no? Piuttosto di non fare niente a casa, c'è un imprenditore che ti dà un po' di lavoro quando ne ha bisogno, ti paga come vuole perché tu non hai possibilità di contrattare, perché non sai niente, sei solo, sei lì disoccupato, non fai niente, non prendi niente, sei morto di fame. Allora l'imprenditore buono ti prende, poi quando non gli servi più ti molla e ritorna a essere morto di fame, perché nel frattempo hai preso soltanto quello che ti serviva per mangiare, se ti andava bene. Perché con 130 euro al mese forse è difficile mangiare anche in Transnistria e bisogna vedere quanto si deve lavorare. Però il nostro imprenditore italiano, che riceve le lodi in Italia, che riceve i contributi in Italia, che vende un capo, come dicevano ieri sera sul report, a più di 1.000 euro, quasi 2.000, per lui diventa importante speculare sulla differenza di 20-30 euro che possono costituire il costo di produzione di quel capo. Pur di ridurre, e quindi di avere per lui un margine di guadagno maggiore, pur di ridurre questa spesa, non gli interessa, l'hanno anche detto, non gliene frega un ca di dare lavoro in Italia.
Il problema è quello di pagare meno il lavoro e per poterlo pagare meno il lavoro si cerca dove c'è, dove costa poco. Se si è liberi si va perfino in Transnistria. Si ha a che fare con i confini, ma si vincono anche i confini. Queste cose superano ogni confine. Non c'è comunismo che tenga quando si può pagare meno. E si può aumentare ovviamente il margine di profitto. Se per la differenza di 20-30 euro su 1500 si fanno migliaia di chilometri in più per andare a cercare un luogo dove possiamo pagare meno il lavoro e aumentare il margine di profitto, è pensabile che si investa in Italia sul lavoro soltanto perché si riduce ad una piccola quantità la quota dell'IRAP che si paga, si fanno o si faranno, si promettono di fare dei contratti a tutele crescenti, aspettando che poi dopo 3 anni il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato. Io ne dubito. La logica sostanzialmente è questa. Una volta che si è aperto il mercato, una volta che le tutele, che il welfare sono saltati. Una volta che non si contratta più, una volta che c'è la libertà di disporre della manodopera, che vuol dire di prenderla e di lasciarla a casa, la legge del profitto prevale. E la legge del profitto vuol dire che se si cercherà lavoro in Italia, si cercherà il lavoro dove costerà meno, si comincerà un rapporto di lavoro, si terminerà e se ne comincerà un'altra, sfruttando la concorrenza e la guerra tra i poveri e lasciando a loro ovviamente il margine di profitto minimo che gli permetta di mangiare. D'altronde, insomma, il fatto che la gente deve mangiare per produrre, insomma, questa è una regola irrinunciabile. Si può decidere cosa deve mangiare, insomma, se deve mangiare carne o pesce, oppure se deve mangiare polenta, forse in una lotta, in una guerra al ribasso. Si arriverà a cambiare anche la dieta e allora bisognerà integrarla con la vitamina PP per evitare la pellagra. Però a volte la pellagra fa anche bene perché fa diventare dementi. Allora se diventi demente non pensi, o perlomeno sembra che pensi, ma diciamo che non pensi più con la tua testa e caghi perché ti viene la diarrea. Ecco, questa secondo me è la legge che prevale. Se guardiamo lo sviluppo degli ultimi anni, troveremo che il programma è quello di togliere le conquiste dello Stato sociale e quindi togliere quelle che sono le garanzie, insomma, no? Che uno si può conquistare tramite il lavoro. E il lavoro, soprattutto quando non è più sostituibile, non è ancora sostituibile dalle macchine, quando serve ancora lavoro, come nel tessile, per esempio, no? Quando il lavoro deve essere ancora fatto dall'uomo, almeno in buona parte. Allora questo lavoro va pagato il meno possibile. Per poterlo pagare il meno possibile bisogna renderlo libero da vincoli. Bisogna poter prendere quando serve, mollare quando serve e andare dove il costo è più basso e quindi il margine di profitto è più alto, perché non è che se tu paghi meno il lavoro vendi a meno anche quello che produci, soprattutto nel lusso, no? Tu lo vendi ugualmente a prezzi molto alti, perché anche quello è il bello del lusso, no? Il valore del lusso è quello di aver detto io l'ho pagato tanto, insomma, per cui quel mercato rimane, ma il margine di profitto lo aumenti contraendo il costo del lavoro. E questa è un po' l'ottica, quella di ridurre il costo del lavoro, che si sta perseguendo, qualsiasi siano gli intenti umanitari, gli intenti, diciamo, ideali, propagati dagli imprenditori. Eccezione fatta forse per qualche imprenditore illuminato, che costituisce però una minoranza, l'eccezione che conferma la regola forse, e sul quale non si può fare affidamento dal punto di vista di una visione complessiva del mondo. Un saluto.